Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Oggi è stata una giornata ancora nuvolosa, questa è dovuta al transito di un fronte perturbato a nord delle Alpi che ha determinato qualche annuvolamento con cieli per lo più grigi sul nostro territorio e ancora qualche fiocco di neve ma solo sui rilievi più settentrionali orobici, quindi nell'alta valle di Scalde e diciamo sulle zone del Coca e del Redorta. Per lo più invece sugli altri settori abbiamo avuto assenza di precipitazioni. Cosa accadrà nella giornata di domani? Avremo un graduale miglioramento del tempo, infatti ampie schiarite si estenderanno a partire dai settori orobici più occidentali in estensione anche nel corso della giornata fin verso la Val Camonica. Quindi avremo ampie schiarite e temperature però ancora abbastanza fresche a causa di venti provenienti dai quadranti settentrionali che si faranno sentire soprattutto in montagna con venti abbastanza sostenuti e temperature intorno agli 0 gradi a 1200 metri di altitudine. Ecco, nella giornata di lunedì avremo una temporanea attenuazione della nuvolosità con cieli in prevalenza sereno o poco nuvolosi, ma attenzione perché nella giornata di martedì transiterà ancora un fronte nuvoloso, una perturbazione che lambirà le Alpi e determinerà un peggioramento del tempo anche sui nostri settori, determinando qualche precipitazione anche sulla medio-alta Valle Seriana e delle nevicate che però saranno solo oltre 1200 metri altitudine, non attendiamo più di 5-10 centimetri oltre 1400 metri di altitudine. Poi mercoledì il tempo gradualmente migliorerà e l'anticiclone ci terrà compagnia proprio fino al prossimo fine settimana. Attenzione perché poi da venerdì la rotazione dai quadranti orientali venti determinerà un sensibile calo delle temperature con un ritorno veramente di un periodo più freddo sul nostro territorio, tanto che tornerà addirittura la neve sulle regioni adriatiche, mentre noi saremo protetti dalle Alpi, quindi sarà per lo più secco, ma con venti sostenuti settentrionali che porteranno di nuovo il freddo a partire da venerdì e per il prossimo fine settimana su tutto il nostro territorio. E per il meteo è tutto, a voi la linea.